A più di 24 ore dal violento nubifragio che ha devastato Livorno continuano le ricerche dei due dispersi. In appena 3 ore è caduta la pioggia di un anno, uccidendo 6 persone. Restano le polemiche sul mancato allarme. L'allerta arancione diramata dalla regione era sufficiente per prendere provvedimenti. A Pisa lo hanno fatto, a Livorno no, ha detto oggi il governatore della Toscana Rossi. Il ministro Galletti annuncia per Livorno lo stato di emergenza. L'ondata di maltempo adesso si sta spostando al sud, portando disagi e allagamenti. Intanto il disastro di Livorno riaccende il dibattito sulla prevenzione e sulle politiche urbanistiche. Tra poco in TG Cronache il parere di un esperto dell'Università di Roma che avverte: l'Italia è esposta a frane ed alluvioni. Il problema sono gli edifici non a norma. L'uragano Irma, anche se adesso declassato a categoria 1, continua a far paura. Almeno 5 le vittime in Florida, ora punta verso la città di Atlanta, dove arriverà con venti sotto i 100 km orari. Sono oltre 4 milioni e mezzo le persone rimaste senza elettricità. Il presidente Trump ha approvato per la Florida lo stato di disastro. Sull'economia italiana l'Istat continua a fornire dati positivi. L'ultimo è sulla produzione industriale, salita in un anno del 4,4%. A trainare questa crescita sono soprattutto i beni strumentali, ossia macchinari e mezzi di trasporto utilizzati per la produzione di altri beni. Dati che confortano il governo in vista della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Il voto in Sicilia continua a scaldare il clima nella centrosinistra. Non è un test per le elezioni, quelle nazionali, ribadisce Matteo Renzi dopo la stoccata di Massimo D'Alema. Poi il segretario del PD attacca i suoi avversari. Noi portiamo l'Italia fuori dalla crisi, Salvini e Grillo portano l'Italia fuori dall'euro. Per oltre 8 milioni di studenti oggi inizia il nuovo anno scolastico, tra vecchie polemiche sulla carenza di insegnanti e nuove regole sui vaccini per i più piccoli. Da 0 a 6 anni scade oggi il termine, infatti, per la presentazione dei certificati o la prenotazione. Poi ci sarà tempo fino al 10 marzo del prossimo anno per mettersi in regola. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, come avete sentito in primo piano, ancora il maltempo e soprattutto i danni provocati dal violento nubifragio che ieri ha colpito Livorno, provocando 6 vittime, un'intera famiglia distrutta. Si cercano ancora, e lo si fa anche in mare, i due dispersi, mentre continuano le segnalazioni, le richieste di soccorso. Sono 400 gli uomini della protezione civile che stanno lavorando in queste ore nell'area colpita da questo violentissimo nubifragio che ha scaricato al suolo praticamente in 3 ore la pioggia di un anno. Squadre della protezione civile che stanno arrivando in supporto alla Toscana anche da Liguria ed Emilia Romagna. E poi ci sono le polemiche, quelle cominciate ieri sul livello di allerta. Chiaramente poco fa il ministro Galletti ha preannunciato che nelle prossime ore verrà dichiarato lo stato di emergenza per la situazione appunto della Toscana e di Livorno, uno stato di emergenza che consenta di accedere ai fondi nell'immediato. L'invito da parte del premier Gentiloni è invece quello appunto a far scendere il livello delle polemiche, concentrandosi su quella che è la comunità, quelle che sono le richieste di aiuto ancora, come dicevamo. Si cerca anche in mare, lontano da dove sono scomparsi travolti. Da un rio l'Ardenza è ingrossato dalla quantità di pioggia registrata normalmente in 4 mesi, caduta in poche ore. Oltre alle 6 vittime accertate ci sono ancora 2 dispersi nella tragedia di Livorno. Un muro d'acqua caduto sulla città nella notte tra sabato e domenica che ha provocato l'esondazione di tutti i rivi, anche quelli interrati che attraversano e passano sotterranei in tutta la città. Dalle colline lambite dal rio Ardenza la massa di pioggia e detriti ha travolto tutto nel suo passaggio. Le 2 persone scomparse abitavano in 2 diversi quartieri periferici di Livorno, entrambi lambiti dal corso d'acqua. Martina Bachini, 34 anni, sposata da 1 mese, abita in questa villetta a Collinara. La sua casa è stata invasa dalla pioggia, ha provato a uscire per mettersi in salvo, ma insieme al marito è stata trascinata via. L'uomo è riuscito ad aggrapparsi a un canneto, quasi alla foce del torrente. Di lei si sono perse le tracce. Mia moglie si è svegliata per andare in bagno, ha visto che l'acqua stava salendo di livello
e in un quarto d'ora sono saltate le porte finestre e l'acqua è arrivata a più di un metro sostanzialmente. Siamo scappati su al primo piano, avremmo fatto la fine purtroppo dei nostri vicini. L'altro disperso si chiama Gianfranco Tampucci, 67 anni, vive in un piano interrato nella periferia di Livorno, nella stessa via dove ieri è morto un uomo di 64 anni. La sua abitazione è stata spazzata via, volontari, vigili, forze dell'ordine lo cercano dappertutto. Non si ferma intanto la polemica politica su quanto accaduto. L'allerta arancione diramata dalla regione era sufficiente per prendere provvedimenti. A Pisa lo hanno fatto, a Livorno no, ha detto oggi il governatore della Toscana Rossi, rispondendo ancora una volta al sindaco Nogarin, che ieri aveva chiesto perché non fosse stato diramato il livello di allerta massimo. Basta con le polemiche, ha chiesto il premier Gentiloni, con l'invito a tutte le istituzioni per superare l'emergenza. Per il governo a Livorno è arrivato questa mattina il ministro dell'Ambiente Galletti per un vertice con il sindaco e la Protezione Civile. Noi abbiamo bisogno di un centro meteo nazionale e questo ci manca. Io non voglio tornare sulle polemiche del titolo quinto, della revisione del titolo quinto della Costituzione, cioè sull'attribuzione delle competenze. Oggi non è possibile con questa Costituzione avere un centro meteo nazionale, perché la meteorologia è affidata alle regioni. Questo è un errore. Su quanto è accaduto indaga anche la magistratura. La procura di Livorno ha aperto un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Dunque, polemiche sui livelli di allerta, come abbiamo sentito, ma anche chiaramente polemiche e allarme per quello che è la prevenzione, per quelle che in questi casi sono sempre le politiche urbanistiche, magari non rispettate in molti territori, poi alla base di queste tragedie. Di tutto questo torneremo a parlare, come detto, all'interno di TG Cronache, di un maltempo che adesso sta causando disagi nel suo spostamento verso sud. Diciamo solamente che il meccanismo dell'Unione Europea della Protezione Civile dell'Unione è già stato attivato per l'alluvione di Livorno. Sono, dice Bruxelles, arrivate in Italia le prime mappe satellitari realizzate tramite Copernico. Dunque, intanto ci spostiamo, rimanendo in tema di disastri naturali, ancora una volta in Florida, per raccontare di Irma, della sua devastazione, della sua forza che adesso è stata declassata a livello 1, quella con cui si sta spostando verso il nord del paese, dopo aver lasciato in Florida e Georgia 4 milioni e mezzo di persone senza elettricità. Un piccolo parziale sospiro di sollievo, l'America può cominciare a tirarlo. Irma, uno degli uragani più potenti della storia, non ha fatto i danni che gli Stati Uniti temevano. Come è accaduto in passato, nel dopo Katrina e dopo la catastrofe di Harvey, le forze dell'ordine hanno stretto le maglie della prevenzione, spingendo con ripetuti messaggi, inclusi quelli del presidente Trump, milioni di cittadini a fare la cosa giusta, levarsi dal cammino devastante ed evacuare le zone potenzialmente a maggior rischio. Il bilancio, del tutto parziale al momento, è comunque pesante, ma meno di quanto ci si poteva attendere. Ci sono 5 morti, in maggioranza dovuti ad incidenti stradali, all'imprudenza dunque di chi era ancora all'aperto durante il passaggio dell'uragano, e poco meno di 3 milioni di persone sono senza elettricità. Irma ieri ha toccato terra due volte, deviando all'improvviso anche il suo percorso, la prima come categoria 4 sulle Keys, le isole a sud della Florida, la seconda dopo aver risalito la costa lungo il Golfo del Messico, facendo anche temere un pieno rientro nelle acque calde e dunque un nuovo rafforzamento su Marco Island a sud di Naples, già però con venti in attenuazione. Al momento l'uragano è classificato come categoria 1 con raffiche poco oltre i 130 km orari e sembra avere messo nel suo mirino la città di Atlanta, sulla quale arriverebbe però come tempesta tropicale, dunque con venti sotto i 100 km orari. La traiettoria incerta in qualche modo ha aiutato ad evitare il peggio, lasciando fuori dalla zona più pericolosa prima Miami e poi anche la città di Tampa. Gli aeroporti, incluso quello di Miami, rimangono chiusi fino a che non verrà fatta una stima precisa dei danni, oltre 10.000 i voli cancellati. La Casa Bianca ha comunque già decretato lo stato di calamità e il presidente Trump ha promesso di sbloccare i fondi federali necessari alla ricostruzione delle aree colpite. E le acque calde dell'Atlantico però già preparano una nuova minaccia. José, al momento uragano di categoria 2, ma con ancora molto cammino da fare in mare per divenire un vero mostro. Torniamo
Torniamo adesso in Italia, parliamo di economia, parliamo di dati e segnali ancora di crescita per quanto riguarda la nostra economia. Sono segnali importanti perché deve essere aggiornata la nota appunto della DEF di economia e finanza. Dunque sono segnali positivi per il governo, quelli che anche oggi arrivano dall'Istat, che riguardano la nostra produzione industriale, cresciuta a luglio con un balzo significativo soprattutto rapportata all'anno, più 4,4% rispetto al luglio del 2016, una produzione industriale, un comparto che cresce progressivamente in maniera quasi ininterrotta da un anno. A trainare chiaramente è la produzione di beni strumentali, con le autovetture che fanno segnare addirittura un più 9,1%. Continuano ad arrivare segnali positivi in questo 2017 dell'economia italiana, certificati a cadenza regolare dai numeri dell'Istat, che oggi ha diffuso quelli sulla produzione industriale, che cresce non impetuosamente ma cresce come fa ininterrottamente per quanto riguarda l'incremento tendenziale dall'agosto 2016, con la sola, per quanto rilevante dal punto di vista dell'entità dello stop, eccezione di gennaio. A luglio infatti il passo in avanti rispetto al mese precedente è stato dello 0,1%, se guardiamo al complesso dei 12 mesi però, e si tratta di dati corretti per gli effetti del calendario, comunque identici in questo caso a quelli grezzi, il balzo in avanti è stato del 4,4%. Nella media dei primi 7 mesi dell'anno poi la produzione industriale è aumentata del 2,6% rispetto al periodo gennaio-luglio 2016. A trainare questa crescita sono stati soprattutto i beni strumentali, più 5,9%, che continuano a beneficiare di superammortamento e iperammortamento introdotti rispettivamente dalla legge di stabilità 2016 e 2017. Ad ogni modo si è trattato di un aumento complessivo che ha riguardato anche i beni di consumo, quelli intermedi e l'energia. Se passiamo ad esaminare i settori, poi i maggiori rialzi li hanno centrati l'attività estrattiva, la fabbricazione di macchinari e attrezzature, l'industria alimentare e l'immancabile, quando si parla di crescita della produzione industriale italiana, fabbricazione di mezzi di trasporto. Passo indietro invece solo per l'elettronica e l'abbigliamento. Complessivamente dunque si tratta di numeri che confermano la ripresa in corso e che confortano il governo sulla strada della compilazione della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che conterrà un balzo del PIL 2017 superiore alle attese, con ricadute positive sulle coperture dei provvedimenti della prossima legge di stabilità. Non a caso, tra i primi commenti a questi dati c'è stato quello del premier Gentiloni: il nostro paese è finalmente in lenta ripresa, in realtà anche meno lenta di quanto si pensasse, ha dichiarato. Questo dato era impensabile anche solo 1 o 2 anni fa. Più da campagna elettorale il tweet del segretario del PD Matteo Renzi, che esulta attaccando Grillo e Salvini. Ma ci sono in questa giornata altri numeri, numeri anche questi che aiutano a completare, a disegnare un quadro. Stiamo parlando di migranti, i numeri li fornisce l'agenzia europea di Frontex, dicendo che a luglio sono dimezzati gli sbarchi dalla Libia sulle coste del nostro paese. Un ulteriore dimezzamento di queste cifre si è avuto ad agosto rispetto appunto ai numeri di luglio, mentre resta stabile fondamentalmente il flusso con la Grecia, mentre va a crescere quello dal Marocco alla Spagna. Questo ci disegna appunto la mappa di quello che sono appunto il lavoro che viene fatto per soccorrere i migranti in mare all'interno di quella missione che l'Italia già 2 mesi fa, quella di Frontex, ha chiesto che possa essere rivista. Il direttore Fabrice Leggeria adesso dice entro 2 mesi quella missione verrà rivista, come chiesto dal governo italiano, ovvero consentendo che le persone che vengono salvate in mare possano essere portate in porti che non sono solamente italiani. Entro la fine dell'anno il mandato operativo della missione Triton sarà rivisto. La notizia arriva oggi dai vertici di Frontex, l'Agenzia Europea di Controllo delle Frontiere, e in tema di flussi migratori per l'Italia è un passo avanti. 2 mesi fa Palazzo Chigi aveva chiesto una revisione della normativa in modo da consentire alle navi della missione dell'Unione Europea di sbarcare i migranti salvati anche in porti diversi da quelli italiani. Se è vero che tra luglio ed agosto il numero di sbarchi
via mare si è ridotto della metà. La partita sulla ridistribuzione dei migranti in arrivo tra i vari stati dell'Unione si gioca però su più fronti. Il programma, varato da Bruxelles nel 2015, prevede la ricollocazione di 160.000 persone in 24 mesi. Al 4 settembre però erano solo 27.695. La Corte Europea di Giustizia ha annunciato la settimana scorsa la bocciatura del ricorso di Slovacchia ed Ungheria contro la decisione del Consiglio di ricollocare in tutta Europa i rifugiati arrivati in Italia e in Grecia. Alla luce della sentenza, la Commissione Europea ha minacciato quindi di deferire alla stessa Corte i governi inadempienti e ieri Angela Merkel ha anche avanzato l'ipotesi che i paesi che non accolgono la loro quota di migranti potrebbero vedersi negare il sostegno in altri settori. Un messaggio chiaro per gli stati dell'Est Europa che prendono miliardi di euro in aiuti a differenza dei contribuenti netti come Germania o Italia. La vera rivoluzione però sarebbe invece la revisione del Trattato di Dublino che contempla il regolamento sul diritto d'asilo dell'Unione Europea. Oggi il carico dell'accoglienza è dato in esclusiva al paese del primo arrivo. Grecia e Italia al contrario chiedono una condivisione dei doveri d'ospitalità. La Commissione di Bruxelles ha già presentato al Parlamento una bozza di revisione del trattato. Entro l'autunno dovrebbe arrivare in aula e il presidente dell'Assemblea Tajani si è impegnato ad inserire nel testo eventuali modifiche a favore dei paesi maggiormente coinvolti dagli arrivi. Parliamo adesso della scuola, sì, perché da questa mattina per oltre 8 milioni di studenti si tornava in aula. Una scuola che ricomincia con tante novità. Ci sono state chiaramente quelle accompagnate da polemiche che hanno riguardato le vaccinazioni obbligatorie. A questo proposito proprio oggi scadeva il termine, il 10, ma era domenica, oggi il termine per la presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione per quanto riguarda i bambini fino a 6 anni, ovvero gli asili nido e le scuole di materne inferiori, l'avvenuta vaccinazione oppure, come prevede la legge, quell'autocertificazione che dimostri la prenotazione della vaccinazione presso le ASL con il termine poi al 10 marzo del 2018 per eseguirla e mettersi in regola. Ma non ci sono solamente le novità sanitarie per quanto riguarda il nuovo anno scolastico che comincia con un'unica vecchia certezza, quelle di cattedre vuote che vengono riempite ancora una volta da tante supplenze. Comincia la scuola per 8 milioni e 600 mila studenti con vecchie e nuove incertezze, quella dei vaccini. Oggi per nidi e materne è l'ultimo giorno per mettersi in regola con i certificati e quella delle cattedre scoperte. Gli studenti troveranno tutte le cattedre coperte in buona parte da insegnanti di ruolo. In caso di supplenti, questi accompagneranno le classi per tutto l'anno, avverte stamattina il ministro dell'istruzione Fedeli. Ci sono molte cattedre vuote, 22.000, soprattutto quelle dei supplenti. Il rinnovo delle graduatorie è partito tardi, avevano denunciato nei giorni scorsi i sindacati. Il problema è soprattutto nelle scuole del nord, dovuto al rifiuto di trasferimenti di molti docenti. Al sud, peraltro, c'è un calo di studenti, meno 13.000 in Campania, meno 12.000 in Sicilia. Poi c'è la questione dei vaccini. 10 sono obbligatori, ma dopo la severità dei piani iniziali si parlava di ritiro della patria potestà e multe di 7.000 euro, ora basta anche un'autocertificazione. Bisogna sostenere di aver preso un appuntamento con la ASL per una vaccinazione, poi entro marzo bisognerà presentare i certificati. La situazione è ancora di caos, ma non ci saranno proroghe. I dirigenti scolastici dovranno fornire alle ASL gli elenchi dei bambini non vaccinati. Potenzialmente nei nidi e materne della Lombardia rischia di rimanere fuori un bambino su 3, moltissimi in Emilia-Romagna e nelle Marche, soprattutto nella provincia di Pesaro. Rientrata la moratoria in Veneto. Problemi ora potrebbero sorgere in singole scuole ribelli, come una scuola Montessori in provincia di Torino. La legge vale per tutti, avvisano dal Ministero, anche le steineriane, montessoriane o di altro orientamento dovranno rispettarla. Adesso parliamo di politica in vista delle elezioni regionali in Sicilia. Beh, chiaramente all'interno del PD, ma non solo, c'è chi attende questo esito e lo vuole leggere in chiave nazionale. Ma Matteo Renzi, segretario del PD, non casca nella trappola, respinge questo proprio per non intestarsi una eventuale sconfitta alle regionali siciliane.
Non si possono utilizzare le lezioni in Sicilia come un giro di prova di quelle nazionali. Matteo Renzi torna a ribadire il valore locale delle regionali sull'isola, che ieri Massimo D'Alema aveva messo in discussione. Chi lo dice è un idiota, la bacchettata dell'esponente MDP. Il segretario PD ricorda che alle ultime regionali siciliane Bersani era alleato con l'UDC, eppure alle politiche andò a braccetto con Vendola. Insomma, nessuna prova generale. Renzi infatti non intende intestarsi un eventuale risultato negativo, consapevole che gli avversari interni ed esterni sono pronti ad usare proprio quel voto per mettere in discussione il suo ruolo. Nel PD infatti la fronda che punta su Gentiloni affila le armi, consapevole che dopo la Sicilia la segreteria potrebbe essere più debole. Continua a pensare che Renzi sia disconnesso dal paese, dice esplicitamente il governatore pugliese Michele Emiliano. Ha vinto il congresso e gioca le sue carte, ma se vince in Sicilia resta, se perde lì e anche le politiche o arriviamo terzi, andrà a casa. Anche MDP, che alle regionali è un proprio candidato, in polemica con la scelta del PD di allearsi con Alfano, considera l'isola uno spartiacque, ma proprio contro di loro il segretario punta il dito. Quello con Alfano non è un matrimonio nazionale, comunque bacchetta, gli attacchi da sinistra favoriscono Salvini e Grillo. Il nemico non è il PD, ma sono loro. Quindi rivendica i dati positivi dell'economia come prosecuzione ideale dell'azione del suo esecutivo. Noi portiamo l'Italia fuori dalla crisi, Salvini e Grillo portano l'Italia fuori dall'euro. Differenze. Uno sguardo anche alla prossima legge di bilancio. La decide il governo e il partito la sostiene. Siamo una squadra e nessuno ci vedrà litigare. Va bene, andiamo. Io direi che possiamo andare. Diamo una notizia che arriva dall'Egitto, dove è salito a 18 il bilancio delle vittime durante un attacco ad un convoglio della polizia oggi appunto in Sinai. Uomini armati, con grande probabilità uomini dell'ISIS, hanno prima piazzato una bomba sulla strada, poi hanno sparato con mitragliatrici contro gli agenti. Dunque al momento le autorità parlano di 18 vittime. Intanto questa sera, vi ricordo, alle 21:10 c'è un appuntamento speciale da seguire con Bersaglio Mobile, a 16 anni esatti dagli attentati che hanno colpito gli Stati Uniti. Enrico Mentana conduce appunto questo appuntamento speciale di Bersaglio Mobile, che è dedicato ai fatti di quei giorni e alle tante notizie false che nel corso del tempo intorno a questo episodio sono nati. Pertanto Bersaglio Mobile, 11 settembre, fatti e bufale, questo il titolo, alle 21:10 questa sera. Parliamo adesso di altri fatti, quelli del campionato di calcio, che ieri ha vissuto la sua terza giornata. L'ultima pennellata d'autore alla classifica arriva dagli artisti napoletani, quelli ispirati dalla scuola di Sarri. Si può discutere sui tratti lasciati sulla tela di Bologna, meno nobili di altre occasioni, però il Napoli Forza 3 che si ripete è un dato oggettivo. Davanti alle invenzioni di Verdi, l'ex allievo di Sarri, e al pressing degli avversari, ci sono voluti i riflessi brillanti di Reina per non incappare in qualche delusione prima di uscire a distanza con la personalità della squadra ambiziosa. Il dibattito sulla crescita di questo Napoli riguarda proprio la maggiore capacità di gestire le proprie debolezze rispetto al passato. Meno narcisismo e più capacità di soffrire nei momenti difficili. Questa è la novità benaugurante in vista del debutto in Champions, mercoledì in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. Il punteggio pieno degli azzurri fa meno notizia di quello dell'Inter, l'altra capolista in grado di tenere il passo della Juventus. Il Vate Spalletti per ora non sbaglia un colpo e costruisce la tenuta mentale di un gruppo che pure non incanta, ma ragiona in modo collettivo. Dentro noi si esaltano quelle individualità che prima si perdevano e che ora possono essere devastanti. Icardi già capocannoniere con Dybala e Perisic in copertina, ma anche un centrocampo solido e il gigante Skriniar sempre più convincente in difesa. Il calendario potrebbe essere il grande alleato, con Crotone, Bologna, Genoa e Benevento prima del derby. È triste l'altra faccia di Milano, che va incontro a un flop senza attenuanti, tanto da far ammettere a Montella: non siamo ancora una squadra. Sotto tre gol di un Immobile in stato di grazia, va in cortocircuito anche il morale di un Bonucci devastato in campo ed elettrico dopo la partita. Emergono i limiti attuali e anche alcune scelte discutibili del tecnico, chiamato a respingere contraccolpi psicologici. In settimana arriva l'Europa League per i rossoneri con l'Austria-Vienna e per la Lazio in casa del Vitesse. Per Simone Inzaghi aumentano le difficoltà legate ad un organico che potrebbe soffrire tanti impegni.
A 7 punti troviamo anche l'ottimo Torino, che firma il blitz esterno all'ultimo respiro con il Benevento, unico fermo a 0. Risorge prepotentemente la Fiorentina dei giovani, che travolge con il 5-0 il Verona di Pecchia. Ritrova il sorriso in classifica anche l'Atalanta prima di andare in Europa contro l'Everton. Primi successi anche per Udinese e Cagliari. E domani Sua Maestà la Champions propone Barcellona-Juventus e Roma-Atletico Madrid. Adesso c'è come sempre cronache con Caterina Bizzarri. Come detto, torneremo a parlare del maltempo, dei danni provocati dal maltempo, con un maltempo che adesso si sta spostando a sud, provocando nella nostra penisola disagi, nella Vellinese, nel Salernitano, ma anche in Sicilia, e delle tante polemiche che riguardano appunto le politiche urbanistiche, il territorio. Sentiremo anche la voce di un esperto che mette ancora una volta in guardia da quelli che sono i rischi per quelli che sono i tanti edifici non a norma. Dunque, linea a Caterina Bizzarri con cronache. Grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo domani.